Beh, diciamo una bella esperienza perché non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi diciamo questa esperienza dei campionati mondiali è stata molto bella e speriamo che alle Olimpiadi riusciamo a fare un risultato migliore, e comunque è stato molto importante e diciamo che abbiamo scritto un po' la storia della pallamano italiana e una bella soddisfazione sinceramente. E ringrazio tutta la squadra perché senza di loro non sarebbe stato così. Tutto lo staff e grazie a tutti. Andiamo a prenderci questa rivincita che comunque è il livello è lo stesso tra noi e la Spagna, diciamo, non c'è una grande differenza e tutta su piccolezze che si possono risolvere tranquillamente. Speriamo di riuscirci e di vincere. Noi siamo veramente tutti contenti di aver raggiunto quel risultato e anche di partecipare l'anno prossimo alle Olimpiadi a Buenos Aires. Poi qua vediamo se vinciamo queste Olimpiadi, perché quel mondiale abbiamo perso in finale, ma qualcuno deve perdere. C'è sempre uno che vince e uno che perde e quest'anno toccava a noi. Il prossimo anno toccherà qualcun altro, il prossimo anno vogliamo andare noi in alto però. Sì, no, il prossimo anno sì. Per primo ancora non ho capito cosa abbiamo fatto. Secondo me un sportivo, l'obiettivo più grande che può raggiungere è l'Olimpiade, noi possiamo andarcene e Essere tra i migliori del mondo significa avere la possibilità di essere tra i migliori anche alle Olimpiadi, quindi l'Italia vuole essere protagonista anche a Buenos Aires. sì, di sicuro. E anche una medaglia alle Olimpiadi non ci hanno tanti. E anche ha più valore di quella di un mondiale o di un europeo.